Thank you Oggi vi diamo il benvenuto dall81 mostra Mercato internazionale dell'artigianato eh, alla Fortezza d'Abbasso di Firenze e in particolare dal padiglione Cavaniglia, dove abbiamo trovato uno stand originalissimo, quello di Veronica Balzani. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Sì, allora io dipingo eh, con una tecnica ormai in disuso, in disuso da secoli, è la tecnica della pittura grassa al eh, rosso d'uovo. È una tecnica che è entrata in disuso nel 1400, quando è stata inventata la pittura d'olio, ma prima di quella data si dipingeva con tuorlo d'uovo, aceto e pigmenti in polvere. Ecco, eh, ma com'è nata questa passione? Perché appunto riscoprire una tecnica così antica e particolare. Allora io nasco restauratore, ho la formazione da restauratore e tutt'oggi sono anche restauratore. Eh, diciamo questa attività è nata dalla voglia di essere un pochino più liberi dal rigore che ci vuole quando si tocca un'opera d'arte antica. E, ovviamente noi restauratori studiamo le tecniche antiche perché lavoriamo su dipinti di, di quell'epoca e proviamo anche perché il provare significa anche poi capire come facevano e fare meglio il nostro lavoro. Ci vuole spiegare un po' meglio nel dettaglio le caratteristiche di questa tecnica? Sì, allora, eh, una foglia di arrozzecchino di alta caratura eh, viene montata su carta, eh, una volta che eh, la foglia è ben stesa eh, si può procedere alla pittura. La pittura è appunto la tempera grassa eh, fatta con rosso duovo, aceto e pigmenti in polvere colorati. È una tecnica molto bella perché rende una vividezza e una brillantezza del colore che con le altre tecniche non è possibile raggiungere. E questi pigmenti sono pigmenti minerali? Che tipo di pigmenti si usa? Que allora. Gli stessi che venivano usati nel Medioevo, immagino? Allora, in realtà no, perché i pigmenti medievali sono o molto costosi, si tratta di pigmenti formati da lapislazuli o macinazione di azzurrite, perciò di pietre semipreziose, oppure molto tossici, perché contenevano piombo, arsenico e altri metalli veramente pericolosi, infatti i pigmenti medievali sono quasi tutti andati in disuso nel 1800. Ecco, ma nel medioevo questi pigmenti come venivano lavorati? Che caratteristiche avevano? Allora, molti venivano prodotti nelle zone eh, vinicole eh, perché erano dei sottoprodotti dell'ossidazione di metalli con ah, i vapori di aceto. Ad esempio il verde rame, che è un verde molto caratteristico, con i cristalli molto grandi, eh, veniva prodotto applicando eh, delle lastre di rame sopra appunto tinozzi d'aceto. Si formavano dei cristalli verdi ed era uno dei pochi verdi che avevano nel Medioevo dopo la Malachite. Ecco, invece adesso i pigmenti sono di, di origine industriale, immagino? Sì, sono ormai di origine industriale, eh, hanno però una caratteristica che quelli medievali non hanno, cioè una maggiore stabilità. Senta... Ehm... C'è solo la pittura su carta, no, c'era anche, anche, almeno nel Medioevo, la pittura su tavola, anche lei si dedica ad altri supporti. Sì, noi facciamo sia pittura su tavola che su pastiglia, cioè su gesso. Eh, la pittura su tavola ha ovviamente rispetto alla pittura su carta una lavorazione molto più complessa perché il legno è un materiale che si muove col cambiamento termogrammatico delle stagioni e allora eh, prima di applicare la foglia d'oro c'è tutta una preparazione. Ehm, pre precedente molto, molto complessa. Una stabilizzazione del legno. Esatto, perché sennò no poi si rischia eh, una caduta eh, del colore. Ma che eh, mercato ha un eh, lavoro come il suo? Perché, eh, cioè a prima vista, sembra, sembra così, un'iniziativa un molto coraggiosa anche da questo punto di vista. Allora, in realtà ehm, è un prodotto eh, dai colori così brillanti e così vivaci che noi associamo molto alla, alla raffigurazione del fumetto, anche perché il periodo medievale eh, che io eh, riproduco è un periodo molto, dove la pittura era molto stilizzata proprio perché i libri dovevano essere comunque miniati in tempi non estremamente lunghi. Eh, di conseguenza eh, questa stilizzazione e soprattutto il passepartout che noi mettiamo quadrato e dal taglio moderno rende l'oggetto il perfetto connubio tra antico e contemporaneo. Anche per quanto riguarda le tecniche di doratura non c'è solo quella a foglia, che è veramente una foglia impalpabile, ma eh, quella, eh, sappiamo che c'è anche quella cosiddetta guazzo. Allora sì, eh, in realtà la doratura a guasto si fa comunque con la foglia eh, d'oro, la foglia d'oro è ovviamente sottilissima proprio perché è costosa e eh, quando si fa una doratura eh, non si può neanche respirare troppo velocemente, eh, con troppa eruenza perché sennò la foglia si spacca e vola in giro. Noi doriamo sia la carta che la tavola e anche la pastiglia medievale. La pastiglia medievale è una lavorazione speciale del gesso, ci sono ricette particolari che rendono il gesso non rigido, è così elastico che si può addirittura dorare a guazzo, perciò sotto alla foglia d'oro viene preparato con alcuni strati di bolo. Il bolo è un'argilla altamente igroscopica, si stendono vari strati di bolo, noi usiamo bolo armeno. Una volta asciutto il bolo il guazzo eh, sta nel fatto che si bagna una parte eh, di bolo e si appoggia delicatamente con una pennellessa di vaio la foglia d'oro sull'acqua, a quel punto l'argilla igroscopica succhia l'acqua e la foglia si distende. Una volta dorata tut tutta l'icona con, con la foglia si passa alla brunitura. La brunitura è la lucidatura della foglia d'oro che poi dà l'aspetto metallico all'oggetto. Lei è venuta a vivere e a lavorare a Firenze, ma lo sentiamo dall'accento, non è Toscana. Eh, da dove proviene? Io vengo da Pavia, in Lombardia, e sono venuta a Firenze a studiare, avevo solo 18 anni e sono venuta qui a studiare perché qui ci sono le migliori scuole di restauro al mondo direi e poi come tanti eh, ho deciso di rimanere per fare la formazione post-scuola. Eh, post e, mh, è arrivato il lavoro è arrivata la vita adulta. Ecco, Pavia è comunque un'altra città medievale per eccellenza, per cui era il, la capitale del Regno Longobardo, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Quindi sì, già nella sua origine c'è qualche cosa del, della sua passione. Sì, direi nel DNA, sì. Quindi i temi dei suoi lavori sono praticamente eh, la riproduzione delle miniature sarre eh, medievali in prevalenza, ma c'è anche altro? Assolutamente sì, eh, e non solo in così piccolo. Adesso ho appena finito una croce eh, che andrà eh, come paradaltare in una chiesa in Sardegna, è una croce di 4 metri su tavola, quasi quanto quella di Giotto in Santa Maria Novella. <ride> e in realtà, ehm, io mh, porto avanti tutte le tecniche pittoriche, ora prediligo quella al rosso d'uovo perché è mh, quella a cui sono più legata sentimentalmente, diciamo così e... Principalmente qui in mostra abbiamo eh, soggetti provenienti da codici minati medievali, ma non è solo questo il nostro lavoro. Eh, ad esempio abbiamo fatto la, una parte grafica eh, commissionata dal comitato che si è occupato del cinquantesimo dell'alluvione e quello di medievale ha alcune citazioni ma in realtà sono soggetti contemporanei. Bene, ringraziamo Veronica Balzani e augurandole buon lavoro e successo per la sua attività. Vediamo appuntamento alla prossima volta.